Fra un mesetto apriremo questo centro dedicato ai bambini con autismo e con i disturbi dell'apprendimento. Sarà un centro che ospiteranno diversi professionisti del territorio, perché noi all'interno del nostro consorzio ci sono due cooperative del territorio del Vallo del Diano, c'è la cooperativa Bamblù e la cooperativa Occhio Magico. Loro saranno un po' da traino e da promotori all'interno di questo centro. Ospiteremo anche altre cooperative come la cooperativa Giovamente, che ha messo in atto una ricerca MSR, una stanza sensomotoria per bambini autistici, dove all'interno sarà installata una vasca e uno spazio proprio di motricità per permettere ai bambini una stimolazione dei sensi, perché sappiamo che nei bambini con autismo la maggior parte di loro hanno una compromissione seria a livello sensoriale e a livello motorio. E dopodiché avremo degli spazi dedicati per i disturbi dell'apprendimento, dove ci sarà un doposcuola specializzato, delle attività prettamente riferite a loro. Stiamo cercando sul territorio e anche all'esterno di fare una vera e propria rete, perché è importante. Ringrazio il sindaco Donato Pica, che con un bando dove noi abbiamo partecipato ci ha fatto questo regalo grande, come la Banca Montepruno e la Fondazione Montepruno, che ci accompagneranno affinché queste famiglie non vengano lasciate più sole, ma soprattutto vorremmo evitare i cosiddetti viaggi della speranza, perché molte volte le diagnosi vengono fatte fuori dalla nostra regione, e adesso vogliamo portare dei professionisti, ma noi già all'interno della Campania ne abbiamo tanti di professionisti, che ci permetterà di fare la diagnosi precoce a questi bambini. Una domanda che volevo porle: lei giustamente parlava delle famiglie, spesso le famiglie dinanzi alle difficoltà dei bambini sono disorientate, non sanno come muoversi, e spesso anche una diagnosi non arriva molto velocemente nel nostro ambito, soprattutto distrettuale dell'ASL. Beh, adesso si parla di diagnosi precoce ai 18-24 mesi. Dobbiamo un po' sensibilizzare i territori, perché è importante questa sensibilizzazione, riconoscere i primi segnali già dall'asilo nido, con sensibilizzare gli insegnanti, sensibilizzare i pediatri e poi fare l'invio immediato ai neuropsichiatri. Quindi creiamo una rete anche con il territorio dell'ASL di riferimento. Noi stasera presentiamo un'iniziativa insieme al Comune di Sant'Arsenio, insieme all'Associazione di Salerno, che prevede ovviamente diciamo, una struttura adeguata per queste patologie, e noi forniremo tutte le attrezzature necessarie per far sì che queste persone svolgano al meglio il loro ruolo e le persone interessate possano usufruire di un servizio che purtroppo altri non hanno. Non è la prima volta che ci sostituiamo a quelle che sono. È la parte che dovrebbe interessarsi il pubblico, però noi ci siamo banca del territorio, siamo genitori, siamo nonni, e qua abbiamo il dovere di stare vicino a questi ragazzi, a queste persone che possono sicuramente, se accompagnati, vivere una vita serena e tranquilla. Lo scopo è quello di ampliare la platea dei servizi sociali, ovviamente di qualità, sull'intero territorio dell'ambito sociale S10, quindi Vallo di Diano e Tanagro, mettendo in campo delle professionalità specifiche in una materia complessa che crea disagi non indifferenti alle famiglie per l'attuale non completa presenza di strutture adeguate. Per cui, in attuazione di quelle che sono le linee programmatiche dell'ente, che mira a rafforzare le politiche sociali e sanitarie, abbiamo avviato questo percorso. E credo che ci siano tutti i presupposti per ottenere dei risultati positivi.